Prosegue la campagna vaccinale anti-Covid in tutta la Puglia con la somministrazione delle terze dosi. In provincia di Foggia, dall'avvio della campagna, sono stati effettuati 934.584 vaccini. Ha ricevuto almeno una dose di vaccino l'88,2% delle persone di età superiore ai 12 anni. Ha ricevuto la seconda dose il 78,2% degli over 12. Prosegue a pieno ritmo anche la somministrazione delle terze dosi. Attualmente hanno ricevuto la dose di richiamo 35.193 persone, di cui 9.221 operatori sanitari, 570 operatori scolastici, 733 ospiti di strutture sanitarie e sociosanitarie, residenziali e semiresidenziali. Per aumentare la copertura vaccinale della popolazione, anche con la dose di richiamo, l'ASL di Foggia ha organizzato in sinergia con le amministrazioni locali alcuni open day vaccinali. Il 26 novembre a Deliceto, presso la Casa Canonica di Largo Giovanni XXIII, il 27 novembre a Candela, presso la palestra dell'Istituto Comprensivo Viale 24 Maggio. I medici di medicina generale hanno effettuato, dall'avvio della campagna vaccinale, 164.496 somministrazioni, di cui 4.753 terze dosi. È iniziata anche la distribuzione delle dosi di vaccino alle farmacie che hanno aderito all'iniziativa e a partire da domani il lab della Fiera di Foggia sarà operativo da lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 19. Ricevere il premio Obiosia Franco Pannuti da parte della Fondazione ANT è il riconoscimento dell'impegno che le nostre strutture da sempre portano avanti nel sostegno ad una straordinaria fondazione, più in generale sul terreno della responsabilità sociale d'impresa. Il dottor Potito Salatto, presidente del gruppo Salatto, commenta l'assegnazione avvenuta nel corso dell'evento tenutosi a Bologna alla presenza della presidente dell'Associazione Nazionale Tumori, Raffaella Pannuti, del prestigioso premio assegnato ogni anno alle realtà che si sono distinte come sostenitrici della Fondazione e della sua importantissima attività. Il fronte del sostegno ai pazienti oncologici è un ambito di umanità e insieme di competenze e professionalità sanitarie, dichiara il dottor Salatto. Essere una delle poche realtà in Italia che l'ANT ha scelto per questo riconoscimento vuol dire essere riusciti a distinguerci con risultati positivi in un campo la cui delicatezza e la cui importanza incrociamo quotidianamente nel nostro lavoro. L'edizione 2021 dell'Eubiosia Franco Pannuti ha visto anche il contributo e la collaborazione della Human Foundation, fondata dall'ex ministro Giovanna Melandri. Nel corso della cerimonia di premiazione, inoltre, sono stati affrontati lo strategico tema del ruolo del terzo settore e dell'innovazione nei modelli di cura, oltre alla trasformazione digitale e alla telemedicina, intesi come strumenti di potenziamento dell'assistenza domiciliare. Questioni di cui l'emergenza pandemica ci ha consegnato il rilievo e il peso, osserva il presidente del gruppo Salatto. Migliaia e migliaia di pazienti oncologici nel corso dell'emergenza Covid, grazie all'ANT, non sono stati lasciati indietro, mentre altri cittadini sono stati costretti purtroppo a dover rinunciare a quegli esami diagnostici essenziali per la prevenzione. La svolta rappresentata dalla telemedicina è dunque un'opportunità che non può essere persa, un'occasione che non può essere sprecata ed è un obiettivo al quale, come gruppo Salatto, stiamo lavorando da tempo, consapevoli di quanto questo salto in avanti sia la via del futuro attraverso la quale garantire soprattutto ai cittadini in difficoltà il diritto a ricevere un'assistenza sanitaria costante e di alto livello qualitativo. All'ANT rivolgo il mio più sincero e sentito ringraziamento per il riconoscimento che è inteso riservarci, che mi emoziona e inorgoglisce il gruppo Salatto, conclude il dottor Potito Salatto, e a questa meravigliosa fondazione desidero esprimere il mio grazie per l'instancabile e stupenda attività svolta dai loro medici, dai loro operatori sanitari e dai loro volontari, che ogni giorno offrono assistenza psicologica e terapeutica alle tantissime donne e tantissimi uomini che combattono la loro battaglia contro il cancro. Emiliano perde un altro pezzo. Come era stato annunciato, l'assessore alla cultura e al turismo della Regione Puglia, Massimo Brei, si è dimesso. È il secondo assessore della giunta guidata da Michele Emiliano a dimettersi. Pochi giorni fa è stato Pierluigi Loparco a lasciare la delega alla sanità. La decisione di Brei, ha spiegato la Regione, arriva dopo un percorso di condivisione con Emiliano, che terrà per sé, in questa fase, la delega alla cultura.
Bray spiega tra l'altro che per le difficoltà personali che affronta da alcuni mesi e per le indicazioni ricevute dai medici, non ritiene di essere nelle condizioni di adempiere alle funzioni che sono state assegnate. Dimissioni che sarebbero dunque state concordate con il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che ora sarà costretto ad un rimpasto. Qualche novità potrebbe arrivare a fine mese, quando il TAR dovrebbe dare il via libera all'ingresso in consiglio regionale di Antonio Scalera della Puglia Domani, di Vito De Palma di Forza Italia e Carmelo Grassi del PD. E proprio quest'ultimo avrebbe il profilo ideale per sostituire Bray. Intanto si fanno anche i possibili candidati per sostituire Lopalco alla guida della sanità. Tra i nomi che circolano, quelli di Rocco Palese, ex candidato alle elezioni regionali, e Francesco Schittulli, l'oncologo già presidente della provincia di Bari per il centrodestra. Titti De Simone, consigliera per l'attuazione del programma regionale di Michele Emiliano, all'agenda di genere anche a Foggia. Di cosa si tratta? Si tratta della strategia regionale, della strategia di Regione Puglia per superare il divario di genere, cioè le donne pugliesi sono ancora svantaggiate su tanti campi, dal lavoro alla scuola, alla formazione, al welfare, ai servizi sociali, la medicina. E quindi con questa strategia noi intendiamo mettere in campo nei prossimi anni, grazie anche agli investimenti dei nuovi fondi europei, tutta una serie di azioni e di politiche che finalmente ci facciano andare avanti da questo punto di vista, creare più occupazione per le donne e orientarle verso studi tecnologici, matematici, scientifici, informatici, che magari le ragazze scartano perché considerano ancora mestieri, diciamo, maschili, e invece non è così. Lavorare sul superamento quindi di stereotipi e pregiudizi legati comunque al genere, che sono spesso una zavorra per tante donne per andare avanti. Rafforzare il welfare, rafforzare gli asili nido, insomma mettere in campo tutta una serie di azioni che possano sì far crescere le donne, ma quando le donne crescono cresce tutta la società. A proposito di donne, il 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Cosa c'è da fare ancora? Tantissimo, soprattutto il lavoro culturale. Un lavoro culturale nelle scuole, con i ragazzi, con le ragazze e i ragazzi, entrambi. Perché ci sia un'educazione al rispetto, un superamento di stereotipi, pregiudizi, che poi sono anche alla base anche della non accettazione e quindi poi della violenza. E dobbiamo soprattutto investire su questo. E, oltre al fatto di investire sulla rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio, che sono oggi ancora uno strumento fondamentale per tantissime donne che devono uscire dai, per denunciare, uscire dai contesti maltrattanti e violenti. Una battaglia culturale anche? Soprattutto una battaglia culturale, soprattutto una battaglia tesa al superamento di, appunto, pregiudizi e stereotipi legati alla condizione della donna, che impediscono la libertà delle donne e che credo siano anche il frutto di un'idea del maschile sbagliata. Dobbiamo imparare a essere tutti soggetti liberi e rispettosi. Questo è qualcosa che attiene chiaramente a un campo che è quello culturale, che bisogna cominciare a fare nelle scuole molto più in profondità. Stefania Menduno, presidente del Banco Alimentare della Daunia, 25esima colletta alimentare. Come si svolgerà quest'anno l'iniziativa? Finalmente siamo tornati in presenza dopo l'anno scorso che abbiamo fatto la colletta virtuale, diciamo, con le card. Come tutti gli anni si trovano i volontari della colletta alimentare davanti ai supermercati che hanno aderito, indosseranno la pettorina gialla che sto indossando anche io e inviteranno gli italiani a donare generi alimentari a lunga conservazione per i più bisognosi. Quanto è importante quest'anno, a maggior ragione, la solidarietà tra esercizi commerciali e cittadini? La solidarietà e la carità è sempre importante, non ci sarà mai fine a questo bisogno, e devo dire che però i dati di questi ultimi anni difficili, di crisi, ci confortano, perché veramente gli italiani, più aumenta il bisogno e più si dilata il cuore degli italiani. Francesco Sansone, responsabile produzione dell'Istituto Poligrafico, un protocollo d'intesa tra l'Istituto e il Banco Alimentare della Daunia, in cosa consiste? Sì, l'idea è nata proprio dal dovere morale che chi ha un posto di lavoro in un'azienda solida come la nostra deve aiutare e contribuire alla solidarietà verso le persone più deboli. Quindi abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa che, oltre alle classiche iniziative della colletta alimentare interna ed esterna, quindi sia interna allo stabilimento che nei supermercati, noi metteremo a disposizione le nostre soft skills, ovvero le nostre competenze maturate nell'ambito della logistica e dei magazzini. Quindi il nostro personale interverrà qui, darà una mano ai
ai volontari del Banco Alimentare e farà anche insieme, ecco, sarà un'occasione di fare team building, di fare squadra aiutando il prossimo. Presentata a San Severo la stagione teatrale del Comunale Giuseppe Verdi, la voglia di ritornare al teatro dopo il fermo della pandemia è ben ripagato a guardare il programma che annuncia la presenza di prestigiose compagnie con artisti bravi e popolari. Vittoria Belvedere, Maria Grazia Cucinotta, Massimo D'Apporto, Cristian De Sica, Tosca d'Aquino, Rocio Morales, per la prosa anche la danza e il balletto è ben rappresentato. In sintesi un'ottima ripartenza delle attività del Verdi che sicuramente sarà premiato dalla partecipazione del pubblico appassionato. Dopo un anno e mezzo di chiusura ripresentiamo il nostro Teatro Verdi con una bellissima stagione, con interpreti famosi a livello nazionale e internazionale, avremo tante commedie, avremo l'operetta, ci saranno anche dei musical con un ospite importante come Cristian De Sica. 12 gli appuntamenti di prosa con partenza il 5 dicembre con La Vedova Allegra, il primo fuori programma operetta in tre parti di Franz Lehr che anticiperà gli spettacoli in abbonamento ma non sarà l'unico fuori programma. Avremo anche fuori abbonamento nel mese di febbraio Claudio Baglioni. È una stagione molto ricca e abbiamo lavorato tanto insieme al Teatro Pubblico Pugliese per cercare di offrire il meglio e soprattutto per dare la possibilità agli attori che sono stati fermi per tanto tempo di ritornare a calcare le scene del nostro palcoscenico. Giunga forte e caloroso l'invito alla cittadinanza, a tutti i cittadini, di munirsi di abbonamenti secondo le modalità che saranno indicate ed illustrate, proprio perché anche quest'anno, come negli anni passati, a tutti gli eventi ci possa essere il sold out del nostro Teatro Verdi, meraviglioso teatro. Quindi l'invito a tutti a partecipare, ad essere presenti così numerosi come è accaduto negli anni passati. Ora tocca alla campagna abbonamenti, al pubblico e quanti amano sostenere gli input culturali del territorio. Uno spettacolo mozzafiato sul piano agonistico e non solo, allestito in modo inappuntabile dalla polisportiva Cavallaro con il mare Adriatico sullo sfondo, in uno scenario poco abituale per una disciplina come il ciclocross, ma tremendamente suggestivo. Non ha affatto deluso le attese la 24esima edizione della Coppa Città di Bisceglie di ciclocross, valevole quale memorial preziosa, nonché terza tappa del Mediterraneo Cross. La competizione, annoverata tra le più longeve della specialità nel panorama centro-meridionale, si è svolta sul percorso ricavato in zona Conca dei Monaci, prospiciente la litorania di Ponente, a pochi metri dalle spiagge insignite quest'anno della bandiera blu. Per l'edizione 2021 lo staff coordinato dal direttore sportivo Sabino Piccolo ha chiesto ed ottenuto dalla Federciclismo che la manifestazione rientrasse nel calendario delle gare nazionali top class. Tale fattore ha determinato un incremento corposo degli iscritti rispetto alle scorse stagioni, con circa 250 specialisti del ciclocross distribuiti nelle categorie giovanili, agonisti e amatori, giunti da Abruzzo, Marche, Sicilia, Lazio, Basilicata, Calabria, Campania e ovviamente Puglia. Quasi 80 le società rappresentate, tutte unanimemente impressionate dall'elevato standard qualitativo dell'organizzazione, attenta a curare ogni minimo dettaglio tecnico e logistico. Una gara dal coefficiente abbastanza alto, naturalmente abbiamo cercato di trarre tutto ciò che questo percorso poteva offrirci, cioè questo posto poteva offrirci. Quindi ad esempio ci è presente un tratto di scalinata da dover fare con la bici in spalla, sono presenti diversi dossi, collinette, contropendenze che mettono davvero in difficoltà gli atleti e appunto a detta di chi lo ha provato il percorso fin da ieri praticamente i ragazzi insomma si sono divertiti, quindi questo vuol dire che al di là del gareggiare, insomma, del cercare di vincere appunto
Cerchiamo di offrire anche una giornata di divertimento per questi ragazzi. Quattro le partenze previste dal programma tecnico. La prima ha interessato i giovanissimi ed è culminata nell'affermazione di Francesco Dell'Olio della Ludobike. A seguire è stata la volta di esordienti ed allievi. Dopo circa 30 minuti di gara si è imposto Simone Massaro dell'Andria Bike. Il coratino Ivan Carrer si è invece aggiudicato la gara relativa agli juniores, mentre la quarta ed ultima partenza, riservata ai più esperti, è andata a appannaggio del biceliese Ettore Lo Consolo, portacolori del team Fracor. Come di consueto, ricca ed articolata la premiazione finale, con la consegna di prodotti tipici del territorio e di alcune opere dell'artista biceliese Domenico Velletri.